Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo la recensione delle Cine E011. Come vedete abbiamo due colori, il blu e il colore rosso. Allora, le Cine 011 è un modello sempre ad eliche intubate. Rispetto al modello precedente che abbiamo visto nella scorsa recensione, questo è un po' più grande, motori più grossi, più potenza, quindi è indicato essere usato anche all'esterno. Mentre l'altro modello, l'E012 per l'esterno, probabilmente è meno indicato. Vediamo ora i componenti presenti. Allora, questo è il modello, vediamo un attimino com'è fatto. Qui abbiamo un'etichetta che si può anche rimuovere. Trasmettitore. E qui abbiamo gli accessori. Allora, questo è l'ometto famoso che va posizionato nella parte superiore. Manuale di istruzioni. Poi abbiamo come al solito carichino, eliche e cacciavite. Passiamo ora ad analizzare i vari componenti. Il modello è esteticamente abbastanza gradevole. Vediamo un attimino le misure. Misura 65 mm. Altezza siamo sui 2 centimetri e mezzo più o meno. Sul lato invece siamo sugli 80 mm, quindi non è molto grande. Abbiamo il peso con batteria e senza batteria. Senza batteria siamo sui 21 grammi. Aggiungendo la batteria siamo a 28,9 grammi. Aggiungendo anche il lumino, che sono altri 3 grammi, 3-4 grammi, andiamo su un totale di 33,5. Quindi fino a questo peso potremmo caricare anche una camma FPV, oppure togliere l'omino e volare più a lungo in quanto c'è meno peso e la batteria durerà un minuto circa in più, un minuto e mezzo a seconda di come voliamo. I motori sono 7x16 mm, 60.000 rotazioni per minuto. Quindi sono dei motori con delle buone prestazioni. La batteria è una 260 mAh 30C. Eventualmente si può provare a mettere anche una batteria leggermente più grossa, magari togliendo anche questo coperchietto sopra che è facilissimo. Vedete in questa parte dove sono fissati i motori, se volete cambiarli basta togliere queste due viti oppure potete applicare una camma saldando il sul più e il meno della batteria. Un'operazione piuttosto semplice.
Ecco fatto. L'omino si può piazzare sopra, come volete, è semplicissimo. Agganciato. La radio è la classica radio economica che troviamo su tutti i modelli. Abbiamo gas, avanti, indietro, sinistra, destra. Poi abbiamo la velocità di volo. Abbiamo solo due velocità di volo. Il trim. E un altro trim di spostamento laterale. Quindi non abbiamo grandi cose da dire. Servono tre batterie di tipo AAA, quindi quelle piccole. E niente, e poi come protocollo, se usate una radio con multiprotocollo, quindi col modulino installato, dovete selezionare il protocollo Baiyang, che è quello che si usa per l'X9, la Cotto Mini e altri modelli. Quindi offrirà sicuramente un'esperienza migliore di volo, anche perché è un modello abbastanza veloce e quindi riuscirete a gestirlo meglio. Qui vediamo nuovamente gli accessori, eliche, abbiamo detto, carichino, cacciavite. Essenziale, però il modello credo volerà bene. Proviamo ora a bindare, collegare il modello. Prima inseriamo il connettore, sia ben dentro, e poi infiliamo la batteria nel vano. Ecco fatto. La luce blu, quindi lampeggiante posteriore. Appena colleghiamo, ecco, è collegato. Io preferisco sempre modelli scuri perché quando guido alla luce del sole comunque riesco a vederli. C'è anche eventualmente la versione bianca con lumino blu. Diciamo che se lo usate a vista è indifferente, però usandolo a vista c'è questo rischio, diciamo. Ora andiamo a vedere la prova di volo. Ragazzi, la prova di volo, vediamo come si comporta. Colleghiamo il modello. Scusate un attimo, piccolo reset del giroscopio, tirando i due stick in basso a destra. Devo dire che ha una bella potenza, adesso qui non posso sfruttarlo, ma molto stabile, veramente un piacere da guidare. La luce posteriore si vede un po' pochino, ma penso che all'esterno ci sarà da divertirsi, anche in FPV è veramente bello. Non mi aspettavo, soprattutto per il prezzo. Allora, cosa possiamo dire di questo modello? Motori innanzitutto potenti, il protocollo che è comune al Baiyang,
quindi sempre compatibile. Forse un pochino più grande, un filino più grande non sarebbe stato male. Comunque ha una buona potenza. Poi un'altra cosa positiva è sicuramente il prezzo, e quindi se volete ad esempio anche prenderne due modelli o aggiungere una cam, riuscite sempre ad avere un prezzo contenuto e imparare molte cose, perché si presta, come detto, al volo libero, all'FPV, e in più non è pericoloso perché con queste protezioni evitate che qualche vostro amico o familiare vi dica ma sono giocattoli pericolosi. Beh, in questo caso diciamo che la protezione è garantita. I ricambi vi metterò il link in descrizione, o se avete domande potete anche scrivermi nello spazio commenti accanto al video. Vi ringrazio per la visione e alla prossima.